Ma rispetto a questa manifestazione, la risposta è differenziata. Altro è la risposta di coloro che accolgono Gesù in pienezza e lo seguono, diventando suoi discepoli. Altro è la risposta degli scribi, altro ancora la risposta delle folle. Rispetto alle folle, Gesù ha un atteggiamento complesso. Da una parte si lascia toccare, e si lascia toccare a partire dai bisogni di guarigione, di salute, di bellezza della vita che queste folle portano in sé. Ma dall'altra parte, nello stesso tempo, Gesù si sottrae. E si sottrae perché il suo desiderio non è mai quello di incontrare delle folle, ma è quello di incontrare delle persone uniche, singolari. E si sottrae perché le folle possono sempre avere un giudizio alterato su di lui. Rispetto alle folle, Gesù può apparire come colui che risolve dei bisogni e non come colui che è anzitutto l'inviato di Dio. Mi pare una grazia questa pagina del Vangelo nell'apertura dei 200 anni del distretto ad opera dei coniugi baroni. Perché? Perché la carità cristiana che questa famiglia ci ha trasmesso e che è eredità della nostra città, anzitutto, e anche della Chiesa di Torino. Questa carità cristiana comincia non da un'azione, ma da una passione. Esattamente come l'atteggiamento di Gesù benevolo nei confronti delle folle fatte di persone che portano dei bisogni. Purtroppo siamo abituati a pensare che la carità è anzitutto qualcosa che facciamo noi, con il rischio di ritenere che è qualcosa che comincia da noi. Ma questo non ha più a che vedere con la carità cristiana. La carità cristiana comincia da questa passione che si evidenzia anche in Gesù, che si lascia toccare. Anche l'opera dei coniugi Barolo, ne sono certo, inizia qui, da una passione dello sguardo che si lascia toccare da ciò che si vede e che appare. E il bisogno degli altri deve toccarci perché possa innescare la carità, ma una passione anche dei sentimenti che lasciano penetrare dentro di sé qualcuno che è altro da sé. Una passione indispensabile sempre, ma tanto di più mi sembra in questi nostri giorni, in questi nostri anni. Se c'è una cosa che mi lascia sempre un po' sgomento, e prego perché continui ad essere così, e percepire che per tante persone non c'è capacità di empatia e dunque non c'è capacità di compassione. Non c'è, perché sono al limite troppo propensi a ritenere e pensare quello che esse possono fare per altri. La mano propense ad accogliere che l'altro entri in profondità
con i suoi bisogni, con i suoi gridi, con la sua povertà. Tutto comincia da questa passione del lasciarsi toccare, che non può che essere da persone concrete, in carne ed ossa, e mai da folle indistinte. E questo, cominciando i festeggiamenti dei 200 anni del distretto, forse dobbiamo ricordarcelo. Certo, non si può essere così ingenui da pensare di non aver bisogno di un po' di strategia, perché le forze di bene si mettano insieme e un bene si realizza. Ma se riducessimo la carità alla strategia, avremmo distrutto la carità, che non guarda mai alle forme, ai numeri, ma guarda alla singolarità dei volti, all'unicità dei corpi, alla ineffabilità di ogni persona. Che il Signore conceda a tutti noi di lasciarci toccare, che ci conceda di sollevare lo sguardo sugli occhi di chi incontriamo, soprattutto dei più poveri. Padre Santo, ecco. Presentiamo al Padre la nostra preghiera e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Padre Santo, raccogli nell'unità la tua Chiesa, custodisci il nostro Papa Francesco, fa che il cammino sinodale intrapreso trovi docilità nei cristiani e porti frutti di nuova vitalità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Sostieni il nostro Vescovo Rogato perché la sua presenza di pastore rinnovi nei fedeli della Chiesa di Torino l'anelito alla santità, le renda strumenti attivi di vita cristiana e testimoni della vera carità. Preghiamo. Guida le istituzioni civili, sociali e politiche della città di Torino, perché, illuminati e sorretti dai venerabili Carlo Tancredi e Giulia, promuovono il bene comune, soprattutto a vantaggio dei più bisognosi. Preghiamo. Rendi fecondo il servizio dei membri dell'Opera Barolo, dei responsabili degli enti e associazioni del distretto Barolo, perché mantengano viva oggi la scintilla del carisma caritativo di Carlo Tancredi e Giulia. Preghiamo. Guarda con amore di predilezione i bambini, i ragazzi e i giovani che frequentano le scuole Barolo, perché accompagnati da educatori appassionati crescano nello spirito del Vangelo. Preghiamo. Risplenda sempre più la santità dei coniugi Carlo Tancredi e Giulia e sia stimolo e incoraggiamento per le coppie e le famiglie di oggi. Preghiamo. Guarda con benevolenza questa comunità parrocchiale e questa chiesa di Santa Giulia che conserva le spoglie dei venerabili marchesi di Barolo. Suscita in essa nuove vocazioni sacerdotali e religiose. Preghiamo. Benedici le famiglie religiose delle suore del Buon Pastore e di Sant'Anna. Rendile fedeli al carisma ricevuto e ottienici la grazia del riconoscimento della santità dei coniugi Carlo Tancredi e Giulia. Preghiamo. Accogli, o Padre, queste nostre preghiere. Accogli la preghiera dei più poveri,
Accogli la preghiera della Chiesa e di tutta l'umanità. Con fiducia la deponiamo davanti a te nello Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen.